Un episodio particolare per quanto riguarda i partigiani De Calvi durante il restauramento, non solo fecero il tiro a piccione contro questo gruppo che erano una ventina, ma fu ucciso fra gli altri anche un giovane partigiano, Mauro Vincenzo, di anni 16, quindi fra i partigiani non c'erano solo i vecchi antifascisti, i militari, i soldati scampati, quelli iscritti ai partiti, no, ma c'erano anche i giovani che volevano far finire la guerra, liberare l'Italia, instaurare la democrazia e la libertà e creare condizioni perché alla fine della guerra, nelle trattative di pace, l'Italia fosse penalizzata il meno possibile da parte degli alleati, ma considerati come collabelligeranti. Praticamente bisogna tenere viva la memoria, oltre all'azione che conduce l'AMPI, contatti con i giovani, nelle manifestazioni, nelle celebrazioni, nelle scuole. Bisogna cercare di mettere in funzione i sentieri della resistenza, perché alcune sono già abitualmente individuabili e tracciabili, è possibile farle entrare in funzione. Quelli dei Calvi, come... uno di questi è Calvi, fra partenza di Calvi, San Pancrazio, Montebono, oppure Calvi, San Pancrazio, Poggio Trigone, dove furono uccisi due partigiani siciliani, due militari fuggiti l'8 settembre dalla prigionia tedesca. Gli hanno sparato sulla bocca. Chi? A chi? A Vincenzo Mauri, quel giovane di 16 anni che stava su a San Pancrazio, fu ucciso durante il rastrellamento del periodo che non sapevamo ancora niente, no? D'altronde la gente che si ribella è anarchica, capito? Un momento anarchico, i partiti sono diventati per organizzare la lotta. Però tu sei stato, diciamo, un periodo. Tu un periodo sei stato anarchico? Quel periodo. Il periodo lì prima appena che è stato il fascismo, eccetera, no? Prima della tessera del Partito Comunista, quel periodo. E chi ci stavano dei anarchici? Sacrestani, Sacrestani a Terni era il dirigente del movimento anarchico, Arteno era uno della famiglia, ma il fratello più grosso è stato la segreteria della Camera del Lavoro, è stato fatto il comitato di liberazione di Terni, no? Io sono rimasto la memoria di Terni. E quindi gli anarchici hanno contribuito a resistenza? C'era la sede sopra a Pazzaglia, la sede si facevano le feste. Hanno combattuto? Hanno combattuto? Beh, gli anarchici erano contrari, una storia contro l'esercito, contro tutto, per la pace, eccetera. A Terni, Campo Boario, era giusto Campo Boario, no, quello della. Erano tutti gli operai. Allora a Terni c'erano due camere del lavoro, uno da anarchici e uno dei socialisti. Quindi te sei stato sempre anarchico? Eh? Un po' sei stato sempre un po' anarchico? Sì, però adesso so ho un togliattiano di ferro. E papà tuo era che era? Beh, non si impicciava, però era antifascista. Era anarchico, veramente. Erano tutti anarchici quelli che erano scritti.